Salve a tutte ragazze e ragazzi, benvenuti in questo nuovo video che, come avete letto dal titolo, sarà un collab-haul, cioè appunto un video dove vi faccio vedere tutti i prodotti che mi hanno inviato le varie aziende con cui collaboro, e tra cui c'è anche una ragazza che fa delle cover stupende su ha un profilo sia su Instagram sia su Etsy, mi pare che si chiama il sito. Comunque vi lascio tutti i contatti barra link delle varie aziende, come sempre, giù nell'info box. Cosa che ci tengo a dire, i prodotti sì, mi mandano le aziende gratuitamente, sì tutto, però le opinioni sono sempre al 100% mie, cioè se mi fa schifo, io ve lo dico, se mi piace tantissimo ve lo consiglio, quindi insomma questo per chiarirci anche meglio. Iniziamo con la prima collaborazione, che è del sito Sedona Lace, che non mi delude mai. E questa volta mi ha chiesto di scegliere un prodotto a mia scelta. Gli ho mandato il link di quello del prodotto sul loro sito che desidero da un sacco di tempo e finalmente ce l'ho. Questo è, vabbè, il marchio, questa è la scatolina, dove conteneva naturalmente appunto, i pennelli, perché è un sito di pennelli. Poi all'interno c'era questa sacca, che poi vedrete essere una specie di grembiolino da lavoro, con all'interno i pennelli, quindi questa praticamente è una fascia che va in vita e appunto è da lavoro per fare il truccatore, quindi è una cosa troppo bella. Poi qua c'è una taschina con scritto Sedona Lace, troppo professionale, penso sia Ecopelle, sì, penso di sì. Questa ha un costo che si aggira sui più di 100 dollari. Il prezzo preciso non lo so, comunque vi rilascio appunto il link. Poi passo a farvi vedere la cover di questa ragazza, di cui vi metto la foto bene dettagliata qua, così riuscite a vedere tutti i particolari, perché è una cover bellissima. Ed è questa cover qua in questione. È una cover non bella, cioè di più, le fa tutte personalizzate, quindi potete chiederle qualsiasi cosa, lei ve la fa. Le fa con base del silicone, che può essere bianca, nera, non lo so. Io l'ho vista di questi colori sul suo Instagram, che si chiama Sweet Cover Official, appunto, che vi lascio qua sotto. E lei fa tutte le cosettine in fimo, brillantini, cosette, cioè fa delle cover fantastiche. Io da tanto tempo che volevo una cover del genere. E qua dietro è stata carinissima, ha scritto Sweet Cover Official per Ila, quindi insomma mi ha fatto un sacco di piacere. Poi appunto io sono stata molto puntigliosa su come la volevo, quindi gli ho detto: mi raccomando, mettici questo, questo, quest'altro. Quindi è stata stragentile, mi è piaciuta da morire e la ringrazio. Se sta guardando questo video, ti mando un bacione. Altra cover, altra collaborazione con questo sito che, non so voi, ma quando io vedo i video del Case Collection delle americane, sbavo per quanto riguarda queste cover di questo sito. E il sito in questione è la Wildflower, che è un sito molto 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 famoso in America. Ragazze stanno sempre a comprare cover su questo sito, e appena ho visto che mi hanno contattato ho fatto tipo: cosa? Cioè, no. E quindi ho dovuto subito scegliere una cover. E ero indecisissima, perché è pieno di cover strabelle e più. E alla fine ho scelto questa qua, di cui sempre vi metto bene la foto nel dettaglio, che ha questo sfondo con i fiori, queste borchie argento nere sporcate, e ha il bordo tutto nero opaco con qua la scritta Wildflower, quindi è molto professionale, fatta benissimo e in più è fatta a mano. E il prezzo si aggira intorno ai su per giù ai 20-25 dollari, che alla fine in euro sarebbero una ventina, anche un po' di meno di euro. Dopodiché passiamo a uno dei miei siti preferiti, che ormai lo risapete, cioè la Romwe. Allora, questa volta dalla Romwe ho preso delle cosettine, più che altro accessori. Praticamente mi sono fatta arrivare, allora, un rossettino, perché ho visto che hanno messo la linea anche di trucchi. Il rossettino si chiama Dear Me ed è appunto un rossetto della Tonton. Questo è il colore 03 Angel Tonton, appunto. La confezione del rossettino è questa qua, rosa, con la forma del rossettino che c'è all'interno, tutto 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 rosa, molto bella, stupendo. Ed è
è fatta in questo modo. Poi una volta aperto abbiamo il rossettino che è di questo colore troppo bello, viola praticamente, bellissimo. E questo qua non mi ricordo bene quanto costa, ma non costa tantissimo, quindi è molto 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 buono, già indossato tante volte. Altro pacco della Romwe, ho tenuto anche i pacchetti, così ve li faccio vedere. Tra l'altro spedizione questa volta è stata immediata, quindi ho preso questi due paia di come si chiama? di occhiali, non mi veniva. Uno è questo qua, specchiato, con la lente leggermente grigiastra, con il contorno nero e argento, con questa montatura molto molto vintage, con le lenti appunto tonde. Adesso me li metterò per farvi vedere come stanno. Quindi questo è l'effetto del primo occhiale. E l'altro occhiale è quello che desideravo da un sacco di tempo, che è questo qua, sempre con la lente tonda, però leggermente più larga dell'altra, con la lente invece graduata, cioè che va dal nero più scuro al trasparentino, vedete? Mi piacciono troppo queste lenti fatte così. E la particolarità sta nella montatura, che ha tutti questi fiori in trasparenza, le stecchette argento e la fine nera. Mi piacciono tantissimo, anche questi ve li faccio vedere indossati. Quindi questo è l'effetto, molto sono molto grandi, soprattutto per la mia faccia, perché è abbastanza piccolina alla fin fine. E ultima cosa della Rom, che è la più gradita e aspettata, perché questa cover la voglio da troppo, è stra pacchiano. So che questo video ho fatto vedere solo cover pacchiane, ma non è che la adoro di più, è questa cover qua. Praticamente questa cover della marca, la vera è la marca Dior, questa è naturalmente una replica ma è fatta stra bene, della boccetta appunto del profumo Miss Dior. Questa è particolarmente pacchiana, perché oltre ad avere tutti i brillocchi qua, poi la vedrete meglio nel video che sto facendo vedere, ha anche questa scritta Dior strabrillantinata, che non è una cosa stupenda, di più, e in più questa parte è specchiata, quindi voi potete anche specchiarvi quando l'avete su. Qua ha questo fiocco qua, e appunto l'interno poi è trasparente. Questa appunto è l'ultima cosa della Romwe. Dopodiché passiamo a un altro sito che si chiama we2beauty.com, che è il sito di questa ragazza qua nel tesserino, ed è una ragazza, ora non vorrei sicuramente dire una cavolata, no, che è scritto, è una ragazza coreana appunto, che si chiama Alice, quindi la ringrazio, e appunto mi ha fatto scegliere, mi ha dato un budget, mi ha fatto scegliere delle cose dal suo sito, e io ho preso queste tre cosine qua, che uno è un blush, uno è un pennellino e uno è un tagliaunghie. Poi vi spiegherò il motivo perché ho preso questo tagliaunghie. Parliamo del blush, si chiama Skin Food Sugar Cookie Blush, che ha questo color rosa molto 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 chiaro. Appena mi è arrivato io sono rimasta contenta, comunque il colore era quello che volevo, e ok, sono andata per fare lo swatch e il prodotto, non so come dirvelo, ma non rimane sul dito, cioè va proprio velato, e anche se l'ho andata a scalfire un po' con l'unghia, a prenderlo, a applicarlo, non si vede. Quindi questo mi spiace, ma per me è bocciato, perché neanche a dire che si può applicare così, cioè direttamente dalla confezione, perché non colora neanche in questo modo. Non so, ci sono rimasta male perché comunque il colore mi piaceva, però appunto questo, cioè, dettaglio, ma non è neanche un dettaglio, perché comunque il prodotto se lo compri deve anche funzionare bene, non mi è piaciuto. Quindi questo è quello che non mi è piaciuto di questo sito, mentre le altre due cose mi sono piaciute molto, tra cui questo pennellino che è della Vanilla, appunto Vanilla Co, scusate, senza punto, che è questo pennellino che si utilizza per applicare l'ombrettino barra sfumare la matita sotto l'occhio. Quindi è molto molto piccolino, come vedete, non è troppo ispido, quindi è abbastanza morbidino, quindi è perfetto per fare quello che appunto volevo facesse. E poi abbiamo questo tagliaunghie della Innisfree Eco Beauty Tools Nail Clipper.
Allora, per cosa mi serve? Praticamente io, facendo una scuola di estetica, ormai già lavoricchio in giro per fare manicure, eccetera. Quindi questo mi serve per tagliare le unghiette, perché è molto più comodo di stare là a limare perché ha le unghie chilometriche. Ed è molto molto preciso. E in più, questo cosetto qua è molto resistente, è molto tozzo e anche la limetta qua dietro. Cioè, se voi volete limarvi l'unghia, non lo so, cioè con questo coso potete anche limarvi le unghie, quindi anche questo mi è piaciuto. Altro sito non consigliato di più è la One Necklace, che oltre ad essere una marca molto famosa sia sui social che appunto come sito web stesso, è anche molto professionale. Le collane sono tutte placcate in oro, se non ci sono anche quelle in oro stesso, o placcate in argento comunque. Con Swarovski, potete farci mettere Swarovski, insomma, varie pietre. E adesso vi farò vedere la mia. Allora, inoltre c'è anche il certificato di autenticità, quindi vi dice quanto è, quanti carati è l'oro placcato, il sito internet, insomma, i grammi. È veramente un sito serio, serio. Inoltre c'è anche la bustina, quindi è troppo carina. E qui c'è il codice per il 10% di sconto che vi lascio giù nell'info box, appunto dovete digitare gift, GIFT, e avrete un 10% di sconto. E la cosa carina è che questo coso è a calamita, cioè se lo attaccate si attacca al frigo, quindi sono rimasta un po' così, però è carina. E passiamo alla collana vera e propria. Questa è la scatolina e una volta aperta la collanina si presenta in questo modo. Sulla mia ci ho fatto scrivere naturalmente la Make Up 02 perché non potevo non farcela scrivere. E inoltre il modello che ho scelto io è un modello molto bello perché sotto ha tre cuoricini e al centro del cuore più grande c'è una pietra, c'è cioè uno Swarovski bianco. E ci ho fatto mettere questo perché appunto quando aprirete il sito, se lo aprirete sotto, vedrete che nel modello delle varie pietre ci sono scritti vari mesi. E sul mese di aprile, quindi il mese dove sono nata io, c'era appunto questa pietra, era quella che volevo metterci, quindi anche se non fosse stata di aprile ce l'avrei messa, in più anche di aprile, quindi meglio. E appunto è questa pietrina qua che vedrete meglio poi dopo. E che mi piace troppo troppo troppo, appunto è placcata d'oro, è molto resistente, non si piega. E anche la catenina, naturalmente potete scegliere voi la misura. La mia arriva circa qua, quindi anche con una maglia tipo accollata come questa si vede benissimo. Infatti prima l'avevo, adesso me la sono tolta così ve lo faccio vedere meglio qua. E mi piace da morire, la sto mettendo tutti i giorni. L'unica cosa, anche se è placcata d'oro e tutto quanto, io per fare la doccia la tolgo. Io, vabbè, sono abituata anche per dormire, la tolgo, quindi insomma, poi fate un po' voi. Comunque mi piace un casino anche la scrittura, il carattere e tutto quanto. Ultimo sito, che è quello che amo più di tutti in assoluto, è Budging.com, che è un sito di borse troppo belle. Questa, vabbè, la busta della Fedez mi è arrivato tipo in 2 giorni. Loro mi hanno mandato la conferma dell'ordine 2 o 3 giorni fa, mi è arrivato oggi. Quindi, cioè, wow. La borsa in questione è fatta in questo modo qua. Ve la faccio vedere. Ora è un po' sformata e diciamo sgonfia perché non c'è nulla all'interno. È fatta in questo modo, ha questa texture un po' pitonata e la parte dettagliata sta sotto, che ha queste borchie nere, nere, sì. Ha queste borchie dorate sporcate bellissime appunto sulla parte sotto, quindi quando voi tenete la borsa si vedono leggermente ma fanno una figura assurda, anche i dettagli sono in oro e la borsa è nera in pelle vera. Infatti vi ho tenuto anche il pezzettino, qua c'è scritto pelle certificata genuina, e appunto la borsa è della marca Melrose Glam. Quindi ragazzi, questo è tutto, io spero il video vi sia piaciuto, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Vi aspetto, ciao!